Fabio Geda, nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enayatollah Akbari. Se nasci in Afghanistan, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, può capitare che, anche se sei un bambino alto come una capra e uno dei migliori a giocare a Buzulbazi, qualcuno reclami la tua vita. Tuo padre è morto lavorando per un ricco signore. Il carico del camion che guidava è andato perduto e tu dovresti esserne il risarcimento. Ecco perché quando bussano alla porta corri a nasconderti. Ma ora sta diventando troppo grande per la buca che tua madre ha scavato vicino alle patate. Così un giorno lei ti dice che dovete fare un viaggio. Ti accompagna in Pakistan, ti accarezza i capelli, ti fa promettere che diventerai un uomo per bene e ti lascia solo. È la storia raccontata in prima persona da un ragazzino che compie un viaggio partendo dall'Afghanistan, attraversando Pakistan, Iran e Turchia, per poi giungere via mare in Grecia e infine in Italia, dove viene accolto e dove riceve l'asilo politico. Enayatollah è uno dei tanti ragazzini partiti dal suo paese e uno dei pochi ad avere la fortuna di arrivare sano e salvo e di riuscire ad integrarsi nella nostra società. Grazie all'autore può dare voce al suo vissuto, alle mille peripezie incontrate nella sua odissea, durata anni, fatta di incontri con la malvagità dell'uomo, ma anche con espressioni di solidarietà e umanità. Tutto questo senza mai risultare pesante, ma anzi, con un divertentissimo senso dell'ironia. È un libro da leggere se si vuole capire veramente cosa ci sta dietro alle storie di tanti immigrati clandestini. È un libro da leggere anche per imparare a smettere di lamentarci troppo e capire invece quanto siamo fortunati noi rispetto a chi si trova a dover affidare la propria vita alla fortuna. Buona lettura.